Bentornati a Football Benchmark, bentornato come tutte le settimane anche ad Andrea Sartori, Global Head of Sports di KBMG. Buon pomeriggio Andrea, buonasera. Buonasera Luca, ciao. Allora, stasera con te vogliamo affrontare un argomento anche piuttosto delicato, che è un po' più specifico rispetto a quello a cui siamo abituati a parlare, perché vogliamo parlare dell'indebitamento finanziario netto delle società. Intanto spiega a noi neofiti che cosa significa. Allora, parliamo praticamente dell'ammontare dei debiti su cui maturano interessi, quindi soprattutto debiti verso le banche, prestiti obbligazionari, mutui, al netto della liquidità disponibile. Quindi non consideriamo i debiti, ad esempio, verso altri club per l'acquisizione di calciatori, o debiti verso l'erario, piuttosto che debiti verso i fornitori o i dipendenti per il pagamento degli stipendi. E tutti questi dati che stiamo per presentare sono tutti relativi a bilanci, quindi certificati, stagione 19-20. Poi vedremo anche quelli, esatto, della stagione in corso. Però iniziamo subito con la prima carrellata di dati, con la prima grafica, perché queste sono le 8 società che hanno l'indebitamento finanziario netto più alto della scorsa stagione. Spicca il Tottenham, e tu mi spiegherai fra poco che buona parte di questo indebitamento è dovuto alla costruzione dello stadio per circa 600 milioni. Ci sono due italiane, Juventus e Inter, in terza e quarta posizione. In vero sono tre, abbiamo Juventus, Inter e Roma. Sì. È la Roma, di cui daremo più dettagli più avanti, però tendo a sottolineare subito che oltre al valore assoluto è importante vedere anche il rapporto tra il valore dell'indebitamento finanziario netto, che qui include debiti a breve e oltre la scadenza di un anno, quindi correnti e oltre l'anno, rispetto al fatturato. E tanto per capirci Andrea, nella grafica sono i pallini arancioni, quelli che vedete, i pallini, esatto, arancioni è il rapporto. È il rapporto, e come dicevi appunto il Tottenham è in testa a questa classifica, però è anche vero che è un finanziamento che in buona parte è servito anche per la costruzione dello stadio, di conseguenza a bilancio ti trovi un asset molto molto importante. È vero anche che però che il Tottenham ha ricevuto 175 milioni dalla Banca d'Inghilterra a un tasso agevolato dello 0,5% come risposta liquidità per rispondere alla crisi pandemica. Cioè le ragioni di questo stato dell'indebitamento è molto molto diverso da club a club. Ad esempio il Manchester United paga ancora il forte uso della leva finanziaria usato dalla famiglia Glazer al tempo in cui fu acquisito appunto il club. Un altro modo per valutare quanto questo indebitamento finanziario netto sia, tra virgolette, pericoloso è sapere quanto di questo va a scadenza nella stagione, no? La prossima grafica ci fa vedere quali sono le società che entro la fine dell'anno devono corrispondere le cifre più alte. Qui ci sono delle squadre turche che invece governano di fatto questa classifica, perché c'è il Fenerbahce, ma soprattutto ce ne sono altre due, è vero, in fondo alla classifica, Galatasaray e Besiktas, quasi a testimoniare una capacità che ha avuto il movimento turco di spesa, ma a fronte di un indebitamento che poi dovrà essere in qualche modo risolto, no? Assolutamente, hai detto giustamente che il debito non è tutto uguale, la pericolosità è soprattutto relativa ai debiti che vanno in scadenza breve, quindi qua stiamo analizzando il debito corrente che scade entro l'anno e vediamo appunto che abbiamo le tre squadre turche. Abbiamo anche due squadre italiane, la Juventus e il Milan, nonché il Porto, oltre a due squadre spagnole. Per il Milan si tratta quasi interamente di diciamo un debito corrente che deriva da debiti verso società di factoring, essendo andati a scontare dei ricavi commerciali, nonché chiaramente la vendita di alcuni calciatori che saranno pagati in più esercizi. Se invece andiamo a vedere, sempre per l'analisi,
del debito. Le squadre che hanno avuto un incremento del debito rispetto alla stagione precedente troviamo in testa, in questo caso, oltre al Tottenham che abbiamo detto ha il discorso stadio, le due spagnole, le due big spagnole, Real Madrid e Barcellona. Sì, anche se però per ragioni molto diverse, perché il Real Madrid, che aveva una posizione finanziaria molto solida, qui stiamo paragonando la stagione 2017-18, sì, che è stata la miglior stagione a livello finanziario del calcio europeo, ed è per questa ragione che l'abbiamo scelta, rispetto all'ultimo bilancio, che diciamo è stata la stagione peggiore dell'ultimo quasi probabilmente decennio, se guardiamo appunto i risultati netti. Il Real Madrid ha avuto un incremento, ma perché sta finanziando la costruzione del Santiago Bernabéu. Okay. La stessa cosa vale per il Tottenham, che ha appunto aperto lo scorso anno uno stadio assolutamente stupendo e nel quale ha investito svariate decine di milioni di sterline. Il Barcellona è in una situazione diversa, perché sì, in parte 90 milioni derivano o sono relativi alla ricostruzione del progetto dell'infrastruttura sportiva del Nou Camp e dell'area circostante ad essa, però ci sono anche 118 milioni di finanziamento bancario che sono stati forniti al fine di affrontare la crisi di liquidità che il club sta appunto affrontando. Tendo anche a sottolineare un aspetto fondamentale, Luca, che questi numeri ancora una volta non tengono conto, certo, dei debiti che non hanno praticamente degli interessi, quindi i debiti verso i calciatori, i debiti verso altri club per l'acquisizione di calciatori non sono inclusi in queste statistiche. Oh, andiamo a vedere anche il discorso relativo alle italiane, perché finora le abbiamo viste ogni tanto in classifica, non le abbiamo analizzate nello specifico. Abbiamo preso in considerazione, diciamo, le grandi, le società più importanti. La Juventus ha un indebitamento finanziario netto da 390 milioni di euro con un rapporto di 1. L'Inter più o meno, sì, ha lo stesso tipo di rapporto, con più o meno forse lo stesso tipo di indebitamento, perché ha 323 milioni di euro. La società più virtuosa possiamo dire che è il Napoli. Dal Napoli e dalla Lazio, che sono assolutamente due società, l'ho detto tantissime volte nel corso di questi anni, assolutamente gestite in maniera direi esemplare dal punto di vista finanziario, e questo dato lo mostra, perché il Napoli praticamente ha una liquidità che è maggiore dell'indebitamento finanziario, ed è così da diversi anni, praticamente non fa uso della leva finanziaria. La Lazio ne fa uso, ma in maniera molto molto modesta, e questo è anche dimostrato dal rapporto tra l'indebitamento finanziario e i ricavi. Tra tutte queste squadre, quella che in un certo senso è forse messa peggio è la Roma, perché è vero che in valore assoluto è ben sotto rispetto alla Juventus, però quando misuriamo l'indebitamento finanziario netto rispetto al fatturato generato, effettivamente è il doppio della Juventus. Tendo anche a sottolineare che sia per la Roma che l'Inter una grande parte del debito è relativa ai prestiti obbligazionari. Anche per la Juventus c'è una componente che è circa 175-176 milioni, però la Juve ha anche dei finanziamenti bancari di circa 100 milioni e debiti verso società di factory al 30 giugno 2020 di 83 milioni di euro. Peraltro, correggimi se sbaglio, uno dei due obbligazioni dell'Inter arriva a scadenza fra poco. Quindi ritorniamo al discorso di prima del corrente. Del corrente, e questa distinzione tra il corrente e ciò che scade oltre un anno è fondamentale per andare a valutare la pericolosità del debito, assieme chiaramente ai debiti derivanti dalla gestione ordinaria, che però chiaramente non ci sono degli interessi, quindi debiti verso l'erario piuttosto che il pagamento degli stipendi dei calciatori e del management. Nell'ultima grafica invece vediamo l'incremento delle società sempre rispetto alla stagione 2017-2018 ad oggi. In questo caso l'Inter è la squadra che si è tolta, fra virgolette, più debiti
più indebitamento netto rispetto alle altre. Cioè la Roma ha aumentato di circa 90 milioni di euro, l'Inter attraverso, sì, ci spiegherai tu, alcune situazioni che ha permesso l'ingresso soprattutto di Suning, è riuscita ad abbassare quel numero. Il calo dell'indebitamento finanziario dell'Inter è dovuto alla parziale conversione in conto capitale del finanziamento soci di Suning, ed è per questo che vediamo praticamente un decremento. Ancora una volta vediamo che appunto Lazio e Napoli praticamente non hanno fatto uso della leva finanziaria, o non hanno aumentato l'uso della leva finanziaria negli ultimi 3 anni, perché la Lazio è aumentata semplicemente di 3 milioni, il Napoli è diminuito di 5. Importante anche dire che il Milan ha migliorato la propria posizione finanziaria anche grazie a delle notevoli iniezioni di capitale da parte di Elliott. La Juventus e la Roma hanno aumentato il loro indebitamento finanziario netto soprattutto grazie all'emissione di ulteriori prestiti obbligazionari, e questo appunto crea una differenza tra le varie squadre. Bene Andrea, grazie mille, sei stato molto chiaro, anche perché era un argomento abbastanza complicato, tu come al solito sei riuscito a renderlo commestibile per noi non economisti. Grazie mille davvero Andrea, appuntamento naturalmente, prego, con Football Benchmark, torna la prossima settimana.